Ti guardi intorno e noti una creatura rossastra con 3 cuori, 9 cervelli e 8 lunghe e potenti braccia. Ognuna è decorata con 2 file di ventose dall'aspetto spaventoso. Il sangue che scorre all'interno del suo corpo è blu. La creatura, in agguato nelle profondità dell'acqua, sembra incarnare tutto ciò che di misterioso ed inquietante rappresenta la profondità degli oceani. No, non è un nuovo film dell'orrore. Non è nemmeno il tuo insegnante di ginnastica. Sto parlando del polpo gigante del Pacifico. Questa creatura è enorme. La distanza tra le punte di 2 tentacoli di un polpo adulto è di circa 5 metri, quasi come 3 persone adulte in piedi, una sopra l'altra. Perché? Non ne ho idea. Gli esemplari più grandi possono pesare più di 45 kg, ma il record di dimensioni è detenuto da un gigante che è cresciuto fino a raggiungere i 9 metri di diametro e pesava circa 272 kg. Prova a immaginare tutto il sushi che avresti potuto farci. Ma cosa succederebbe se venissi catturato da questa creatura grande diverse volte la tua taglia? Riusciresti a fuggire o a sopravvivere a un tale incontro? Non è così facile imbattersi in questo gigante subacqueo. Sappiamo che i polpi sono introversi. Non solo preferiscono vivere da soli, ma cercano anche di evitare a tutti i costi gli esseri umani. Preferiscono gamberi, aragoste, vongole o pesce come loro pasto quotidiano. Un umano non assomiglia nemmeno alla loro preda più grande: gli squali. Certo, ci sono stati casi in cui i polpi giganti hanno cercato di usare i subacquei come spuntino, ma di solito si scoraggiavano molto velocemente andandosi a nascondere sotto le rocce. Per incontrare un polpo gigante dovresti viaggiare verso la costa del Pacifico settentrionale, il Giappone, l'Alaska, la British Columbia. Scegli un posto a tuo piacimento. A queste creature piacciono le acque fredde, ricche di ossigeno. Se sei fortunato, o forse sfortunato, ne vedrai uno vicino alla riva. I polpi giganti possono vivere in zone relativamente asciutte con la bassa marea e in profondità con l'alta marea. Oppure dovresti immergerti a una profondità di più di 2000 metri. I polpi possono scendere così in profondità, anche se il punto più profondo raggiunto dall'uomo è di 332 metri, stabilito da un egiziano nelle acque del Mar Rosso in Egitto. A quella profondità sotto la superficie, la pressione è 30 volte maggiore che a livello del mare. Oh, e il nuovo soprannome del subacqueo è gelatina. No, non è vero. E indossando un sistema per l'immersione a pressione atmosferica? Si tratta di un guscio duro che protegge il corpo dalla tremenda pressione della profondità. Sembra una tuta spaziale, completamente stagna, ma anche indossando questa armatura non saresti in grado di superare la profondità di 610 metri. Il corpo del polpo non ha cavità e quindi non contiene aria. Il suo sangue è liquido e la sua carne è solida. Non c'è differenza tra la pressione all'interno del suo corpo e quella esterna, rendendo possibile all'animale di vivere a incredibili profondità. Tu, con il tuo corpo pieno d'aria, non hai questa capacità. Ecco perché conviene indossare una semplice muta da sub e cercare un polpo gigante nelle acque poco profonde. È difficile notare la creatura. Appena sotto la superficie della sua pelle ci sono speciali cellule mimetiche. Ognuna di esse contiene qualcosa di simile a un piccolo palloncino riempito di pigmento: arancione, giallo, rosso, marrone, nero e così via. Quando i muscoli e i nervi dell'animale fanno espandere il palloncino, il colore che contiene diventa più visibile. Questo meccanismo permette al polpo di cambiare il suo colore e la sua consistenza, riuscendo a confondersi con i coralli, con le rocce e le piante. In caso di pericolo, l'animale può modificare il suo aspetto in un batter d'occhio. Non c'è da stupirsi che tu non sia consapevole del pericolo in agguato a diversi metri. Sei ovviamente traumatizzato quando un'ombra gigantesca ti si avvicina dall'oscurità. La piovra avanza minacciosa e ti avvolge con i suoi enormi tentacoli. Le braccia del polpo hanno una mente propria perché 2/3 dei neuroni dell'animale sono dislocati in quella zona e non nella sua testa. Ecco perché un braccio può risolvere un problema, per esempio come aprire un mollusco, mentre il suo proprietario è occupato con qualcos'altro, come guardarsi intorno in cerca di qualcos'altro da scannocchiare. Ciascuno di queste potenti braccia ha anche da 100 a 280 ventose che possono essere usate singolarmente. I polpi spesso usano i tentacoli come gambe, mentre strisciano lentamente sul fondo. Sentite questi arti avvolgere saldamente il vostro corpo. Non potete muovere un muscolo. Ok, time out. I polpi non hanno tentacoli, hanno solo le braccia. È vero, controllate voi stessi. Comunque, la piovra deve avere deciso che rappresenti una minaccia. Ecco perché rilascia una nuvola di inchiostro nero. Sei estremamente fortunato ad indossare una maschera. Questo inchiostro non solo nasconde l'animale, ma può anche danneggiare fisicamente il nemico.
Se questa sostanza entrasse negli occhi, causerebbe una terribile irritazione. Anche i sensi del gusto e dell'olfatto si confonderebbero. L'inchiostro è in realtà così potente che le vittime che non hanno abbastanza tempo per allontanarsi potrebbero non sopravvivere. Continui a lottare. Al polpo gigante non piace, cerca di trascinarti sul fondo. Muovi disperatamente le pinne, ma non sembra funzionare. Ti aggrappi al polpo, ma sembra che ti scivoli tra le braccia. Queste creature sono tra i più noti esperti della fuga tra tutti gli abitanti del mare. Possono spremere il loro corpo, comprimendolo letteralmente attraverso qualsiasi piccolo foro o minuscola apertura. Non avendo ossa, vesciche d'aria o sacche di gas all'interno del loro corpo lo rendono possibile. Il polpo ti vede come una preda agitata. Ecco perché decide di usare la sua arma principale, un possente becco. Questo becco affilato aiuta il polpo a perforare le prede con il guscio. Potete immaginare quanto sia difficile. È la parte più dura di questa creatura e può essere grande come la mano di un adulto. Una volta che il becco si inserisce in qualche buco, attraversa senza problemi la preda. Un becco del genere può facilmente strappare la muta da sub e rompere la maschera. Questo pensiero ti fa andare nel panico. Inizia ad agitarti, cercando di allontanarti il più possibile dal terrificante becco. Nonostante tutti i tentativi, il polpo si avvicina. Ciò che rende la situazione ancora peggiore è che tutti i polpi sono velenosi. Il veleno li aiuta a paralizzare le vongole mentre aprono i loro gusci. Meno male che non sei una vongola. Fortunatamente ci sono delle buone notizie. Questo veleno non può farti del male. Ma dovresti essere davvero grato che il polpo che hai addosso non sia il polpo dagli anelli blu. Questa creatura dalle dimensioni di una palla da golf ha un veleno 1000 volte più forte del cianuro. Ecco spiegato il motivo per cui l'animale è considerato uno dei temibili dell'oceano. In ogni caso, lottando senza sosta, hai causato un certo disagio al polpo. A un certo punto allenta la presa e riesce a liberarti. Ora, tieni a mente che la piovra gigante del Pacifico è una creatura stranamente intelligente. Ha imparato a imitare altre specie, ad aprire i barattoli, a risolvere i problemi e a ricordare le soluzioni, a smontare le cose per divertimento e a orientarsi nei labirinti. Tutto questo è forse possibile grazie al fatto che il polpo non ha uno ma 9 cervelli? Il cervello centrale controlla il sistema nervoso. Ma c'è un cervello aggiuntivo in ognuna delle 8 braccia della creatura. È un gruppo di cellule nervose che controlla il movimento. È così che le braccia possono lavorare indipendentemente l'una dall'altra, ma sempre insieme verso lo stesso obiettivo. Gli esperti sono anche sicuri che i polpi abbiano personalità distinte. E chissà quale asso nella manica ha il vostro polpo? O le maniche? Ehi, immaginate di provare a comprare uno smoking per un polpo? Forse sto divagando troppo. Comunque, non indugiare dopo esserti liberato dalla sua presa. Torna in superficie il più velocemente possibile. E se pensi che una piovra non ti porterà sulla terraferma, ho cattive notizie per te. Esistono specie di polpi che cacciano in agguato nelle pozze lasciate dalla bassa marea. Abbandonano le profondità per brevi periodi di tempo per catturare la loro preda, muovendosi sulle braccia molto velocemente. Queste creature sono più piccole del polpo gigante del Pacifico, ma hanno comunque un aspetto inquietante. Chissà come sono le gare di braccio di ferro dei polpi. Se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, metti like al video e condividilo con i tuoi amici. Ecco qui già pronti per te altri video che ti piaceranno. Clicca su quello a sinistra o a destra e resta con il lato positivo.